Ciao ragazzi, ciao ragazze, sono ritornata come promesso il video risposta alle vostre domande. Se sentite rumore d'acqua in sottofondo è l'acquario laggiù, i pesciolini giustamente, teniamo il coperchio alzato perché c'è veramente troppo caldo e quindi si sente il rumore dell'acqua, il clima acceso perché veramente non si può stare. Vado girando sempre in tutte le stanze, ma qui in questo momento è l'unico momento e l'unico angolo dove sono più tranquilla perché i ragazzi sono di là a guardare la TV e quindi ne approfitto per girare questo video. Sono qui davanti al PC sul mio account e comincerei subito col rispondere alle vostre domande, ovviamente salutarvi ad una. Allora, Cippi 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 89, ciao carissima, ti saluto, un bacio e grazie. Mi scrive: ciao bella, mi piacerebbe sapere come ti vedi tra 10 anni, poi se credi nel matrimonio. Allora, se credo nel matrimonio, sì, credo nel matrimonio perché sono sposata da 16 anni. Oggi con i tempi che corrono nulla è per sempre e nulla si deve dare per scontato, però sì, ci credo e credo che sia il coronamento di un sogno d'amore di tutte le ragazze e sono sicura anche degli uomini, anche se oggi un po' certi valori si sono persi. Come mi vedo fra 10 anni? Fra 10 anni mi vedo, spero, con la stessa energia che ho oggi e mi vedo comunque sì a fare sempre la moglie, la mamma, la lavoratrice e tutto quanto. Insomma, spero che tra 10 anni ancora le cose vanno come vanno oggi. Grazie CPCP89, ti saluto. Poi la India 76, carinissima, lei mi commenta sempre: ciao tesoro, un bacio. Allora, lei mi chiede: quali sono le tue passioni? E se potessi avere un superpotere, quale vorresti e perché? Allora, quali sono le mie passioni? devo dire che le passioni sono tante, però effettivamente quelle che concretamente posso mettere in pratica sono, al di là del discorso lavorativo, che mi impegna ovviamente molto tempo, quasi tutto il giorno, al di là del discorso che appunto ho due figli gemelli e quindi non è stato semplice affrontare questa cosa, ma la mia passione più grande è quella di fare come sport lo step coreografato, l'aerobica, mi piace tantissimo, infatti sono anche un'istruttrice di aerostep coreografato e quello lo faccio, ho cominciato per hobby, ma è diventato oggi anche un lavoro serale, ovviamente 3 volte alla settimana. Ed è la mia passione più grande, dopo le borse, le borse le amo. Poi, Cintia Ritucci, ah, oltretutto Cintia, ragazze, è la vincitrice del mio giveaway. Ciao Cintia Ritucci, un bacio, grazie sempre perché mi commenti sempre. Allora, lei mi dice: ciao, la mia domanda è: qual è la tua città preferita? Beh, la mia città preferita è Roma, 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 Roma. Guardate qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Dov'è, 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 dov'è? Ah, eccolo qui. Non so se si vede. È lo sciambo del Colosseo. Vabbè, forse non mette a fuoco. Comunque sì, Roma sempre, per sempre. La mia città preferita è, non lo so, ha qualcosa di affascinante, ha qualcosa che mi colpisce, ci sono stata parecchie volte, a breve ci ritornerò e la porto sempre nel cuore, sempre, sempre, sempre. Poi Andrea, no, Antonia Milone mi scrive: io vorrei sapere se lavori e che tipo di lavoro fai. Allora, sì, lavoro tutti i giorni, dal lunedì al sabato, un orario continuato, e lavoro in un'officina ortopedica, quindi mi occupo di, purtroppo, sedie a rotelle, deambulatori, protesi, però c'è anche un altro aspetto di questo lavoro, bello, che è anche quello il campo della sanitaria.
quindi tratto comunque sì anche le cose dei bambini, corsetti, calze, tutte queste cose qua, quindi in sostanza il mio lavoro è questo, comunque un'officina ortopedica. Maria Luisa Trifiletti, allora ho annotato anche altre due domande che mi hanno fatto due ragazze in video precedenti, alle quali voglio rispondere anche perché Maria Luisa Trifiletti mi ha scritto sia questa volta che nell'altro video. Allora, nel video precedente, quello riferito al video spesa di Eurospin, mi chiese il latte di soia lo bevi al naturale o aggiungi cacao? Allora, il latte di soia che compro solitamente io mi piace al naturale, sì, lo bevo al naturale, semmai lo macchio con qualche goccia di caffè, non col cacao. E poi sempre Maria Luisa Trifiletti, che saluto, ciao Maria Luisa, grazie per tutte e due le domande, mi scrive come mai hai deciso di aprire un canale YouTube? Cosa ti aspetti? Allora, questa è una bella domanda perché intanto il mio canale era già stato aperto tanti tanti anni fa. Quando ancora i bambini erano piccolini, perché ogni tanto caricavo qualche video di loro che ballavano, di loro che facevano qualche piccola scenetta, queste cose qui. Però non ho mai portato contenuti miei, non ho mai portato un video speso, non ho mai portato le cose che faccio oggi. Non lo so, forse perché all'epoca comunque non era così all'avanguardia YouTube. Nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, devo dire che è diventato qualcosa che veramente riprende, perché l'ho aperto? L'ho aperto per una sfida con i miei figli, perché anche loro, comunque loro sono dei ragazzini e ovviamente hanno il loro canale YouTube anche con altri compagni, con altri amici, ma ovviamente il loro canale sono canali di videogame, di giochi, GTA, tutte queste cose qua. E allora è nato per sfida, perché loro giustamente cercavano di raggiungere tanti iscritti portando questo contenuto come contenuto il discorso dei videogiochi e io gli ho detto volete vedere che se mi apro un canale nel giro di poco tempo riuscirò ad avere tanti iscritti e riuscirò veramente a piacere a qualcuno? E loro mi facevano, dai mamma, prova, vediamo, apri un canale, vediamo se con i video spese riesci. E quindi praticamente ho fatto un video, ne ho fatto due, ne ho fatti tre, ho visto che gli iscritti siete cresciuti, ho visto che comunque vi piace, allora sempre, apro parentesi e la chiudo in modo abbastanza scherzoso, in modo abbastanza spassionato, ho aperto questo canale YouTube, cosa mi aspetto? Non mi aspetto niente, non è un discorso finalizzato a lavorare o altro perché ho il mio lavoro. Ho già i miei hobby, ho già molti impegni, quindi figuriamoci se potessi impegnarmi davvero al 100% col canale. No, non lo posso fare, quindi non mi aspetto niente. Grazie Maria Luisa comunque. Poi Dark Warriors mi dice: qual è il tuo negozio preferito dove compri spesso? Allora, se fosse stato dove comprerei, avrei subito risposto Gucci, 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 Gucci per le borse, per tutto, il mio negozio preferito nei sogni. Tornando alla realtà, da comune mortale, ovviamente andando nei centri commerciali, un po' tutti i negozi, sinceramente, quindi H&M, Bershka, Candida, però effettivamente se devo sceglierne uno, il negozio dove entro e quasi sempre compro, quindi dove comunque sempre trovo qualcosa che mi piace e compro, è Stradivarius. Sì, Stradivarius mi piace, è un bel negozio. Ciao Dark Warriors, grazie per questa domanda. Poi andiamo avanti. AloxTM mi chiede qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito è la pasta con la panna. Allora, qualsiasi piatto, qualsiasi pietanza dove c'è la panna, quindi che può essere anche un risotto, avete presente, no? Quando si fanno quei risotti, risotto con i peperoni, risotto, o alcune pietanze dove c'è comunque di base la panna, a me piace da morire, ma in se stesso le pennette o i tortellini con panna, prosciutto e parmigiano, il top, il mio piatto preferito. Poi andiamo avanti. Creepy horror. Ah no, vabbè, questo mi dice mi va di passare, non c'entra niente. I Tai
Sta Eplosion di Eren. Chissà cosa vuol dire questo nome. Come mai decise di aprire il canale? Ho già risposto alla domanda precedente per una sfida fatta con i miei figli. Quindi per questa motivazione qua, nient'altro. Dimenticavo di salutarti. Taiplosion di Eren. Ciao, grazie per la tua domanda. Ho poi una domanda di Ada Zuccarello riferito a un video Eurospin che mi dice: come sono i wurstel vegetali? Che tipo di alimentazione segui? Allora, sì, ricordo che vi mostrai nel video Eurospin che ho comprato i wurstel vegetali, quindi quelli vegani. Non sono al 100% un granché, ad essere sincera. Devo dire che comunque io li ho mangiati così al naturale, possibilmente piastrati o possibilmente con qualche salsa su, saranno sicuramente più buoni, però così al naturale, né. Che tipo di alimentazione segui? Qua ci sarebbe di aprire un discorso molto ampio. Seguo un tipo di alimentazione, cerchiamo di seguire un tipo di alimentazione più sana, tutti i componenti comunque della famiglia, perché da svariati anni ci siamo molto avvicinati a quello che è un po' lo stile di vita, ma non proprio vegano in se stesso, proprio nel vero senso del termine. Ma vegetariano, questo sì, utilizziamo molti prodotti a base di soia, utilizziamo molti prodotti che li facciamo noi, comunque sia, quindi con la farina di segale, con la farina integrale, preferiamo il latte di soia al latte normale, anche se comunque non privo i miei figli, ovviamente, se loro vogliono mangiare qualcosa come ad esempio il latte normale lo compro, però anche a loro piace ad esempio il latte di riso. Quindi utilizziamo i fiocchi d'avena, utilizziamo il latte di riso, compriamo il pane di segale, lo facciamo addirittura noi, facciamo gli hamburger di soia, gli hamburger di quinoa. Ci siamo avvicinati a questa alimentazione perché tanti, tanti anni fa, magari poi di questo magari se vi interessa ne parlo in un video più approfondito. Mio marito soffrendo di emicranie molto forti, ci siamo accorti, si è accorto attraverso delle analisi e attraverso degli accertamenti che al di là del discorso farmacologico, escludendo determinati alimenti, determinate farine dall'alimentazione, gli attacchi diminuivano e che effettivamente è stato così. Seguendo questo tipo di alimentazione, soprattutto eliminando il pomodoro, cioè sembrerà assurdo, ma eliminando il pomodoro ed eliminando le carni rosse, lui ha avuto molti, molti, molti vantaggi e di conseguenza anche noi abbiamo seguito questo stile suo. È chiaro che cucinandosi lui le cose per sé e non fare, diciamo, tante pietanze, anche noi un po' abbiamo condiviso il suo cibo, ripeto. Cucino i miei figli, anche le robe normali. E niente, ragazze, penso di aver risposto a tutte le domande. Ti saluto Ada Zuccarello, grazie per questa domanda. Saluto comunque Fruttola 2 che mi sta cercando disperatamente su Instagram, però non riesce a trovarmi. Il mio profilo è Florinda Spalletta trattino basso 76. Troverai comunque le mie foto, troverai i post, insomma, dovresti trovarmi lì. Che mi ha scritto questa cosa sotto questo clip, questo video, insomma, e comunque la voglio salutare. Ciao Fruttola 2, Mammanna mi ha messo ciao like, ciao Mammanna, anche se non mi ha fatto nessuna domanda, ma noi siamo attive su YouTube, ti saluto. Vediamo se c'è qualcun altro che ho dimenticato. No, non ho dimenticato nessuno. Io vi ringrazio, grazie per la vostra attenzione, grazie per avermi fatto queste domande e niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao ciao!